I soldi dell'Andrangheta a Roma, gli investimenti nel settore petrolifero dei Mancuso e dei Mazzaferro. Nell'inchiesta della DDA della Capitale che ha portato a 18 arresti e al sequestro di beni per oltre 131 milioni, il coinvolgimento delle 'ndrine calabresi negli affari degli idrocarburi. Pestaggio Ferrerio è in appello, condanna ridotta per Passalacqua. I giudici hanno rideterminato la pena da 20 anni e 4 mesi a 12 anni e 8 mesi, esclusa l'aggravante della minorata difesa. La madre del giovane: sono indignata. PNRR, le criticità in Calabria, secondo la UIL. Attuazione al 40% e risorse parcellizzate. Il sindacato elenca i ritardi e le lentezze dei progetti nella nostra regione, dovuti anche alle debolezze degli enti locali. Sono venuto a Catanzaro di corsa, è una piazza gloriosa. Comincia l'era di Fabio Caserta sulla panchina del Catanzaro. L'obiettivo? Aprire un nuovo ciclo e consolidare la categoria. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il TG dell'altro Corriere TV. Apriamo con la cronaca e con la vasta operazione eseguita questa mattina dalla DIA su tutto il territorio nazionale, che ha portato all'esecuzione di 18 misure cautelari e dal sequestro di beni per oltre 131 milioni di euro. Emersi gli interessi di alcune cosche di 'ndrangheta nel settore petrolifero. Il servizio. Sono 18 le misure cautelari emesse questa mattina, oltre al sequestro di beni per oltre 131 milioni di euro e 57 indagati, eseguite dalla Direzione Investigativa Antimafia su tutto il territorio nazionale su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. L'inchiesta avrebbe acceso i riflettori sul territorio romano, con particolare riferimento al riciclaggio e riempiego e autoriciclaggio di grandi quantitativi di denaro provenienti da membri dell'associazione di stampo camorristico dei D'Amico Mazzarella. Ma, come riporta il GIP nell'ordinanza, l'associazione si sarebbe occupata anche di gestire il denaro proveniente da altre organizzazioni criminali, tra queste i clan calabresi dei Mancuso, dei Mazzaferro Morabito, nonché il clan Serese operativo nella capitale. Si tratterebbe in questo caso di una seconda associazione collegata alla prima e per lo più dedita al riciclaggio di denaro attraverso società operative nel settore degli idrocarburi, grazie al ruolo di un intermediario indicato come espressione della famiglia Senesi, Roberto Macori, la cui forza, sempre secondo l'accusa, emergerebbe dai suoi stretti legami con numerose ed importanti organizzazioni di stampo mafioso. Avrebbe curato, in particolare, per conto delle famiglie calabresi dei Mancuso, rappresentati a Roma, secondo gli inquirenti, da Antonio Christopher Brigandì, vibonese classe 93, e dei Mazzaferro, rappresentata invece da Nicolo Sfara, classe 94 di Locri, gli investimenti di 'ndrangheta nel settore dei petroli per il tramite dell'imprenditore Piero Monti, tutti e tre indagati, e attraverso l'acquisizione di importanti depositi di carburanti. I giudici della Corte d'Appello di Catanzaro hanno ridotto la condanna nei confronti di Nicolò Passalacqua, considerato il responsabile del brutale pestaggio ai danni di Davide Ferrerio, rimasto in coma irreversibile a causa di uno scambio di persona. Rideterminata la pena da 20 anni a 4 mesi, 20 anni e 4 mesi a 12 anni e 8 mesi. Il servizio. Sono indignata perché mi aspettavo che almeno questo presidente, insomma il collegio, confermasse la sentenza di primo grado. Invece l'hanno ridotta a 12 anni, anche se hanno lasciato l'impianto accusatorio di tentato omicidio, ma hanno escluso l'aggravante della minorata difesa. Amareggiata, visibilmente provata, così Giuseppina Orlando, madre di Davide Ferrerio, il giovane bolognese pestato per errore a Crotone all'uscita dalla Corte d'Appello di Catanzaro, dove i giudici hanno appena ridotto la condanna nei confronti di Niccolò Passalacqua, considerato il responsabile del brutale pestaggio avvenuto a Crotone l'11 agosto del 2022 ai danni di Davide, rimasto in coma irreversibile a causa di uno scambio di persona. Rideterminata dunque la pena da 20 anni e 4 mesi a 12 e 8 mesi. In appello infatti è stata confermata la colpevolezza di Passalacqua per tentato omicidio, escludendo però l'aggravante della minorata difesa. Davide è come se fosse morto quel maledetto giorno. I giudici continuano a non dare giustizia a questo caso, anzi, sembra quasi che vogliono favorire gli aguzzini, aiutarli, dargli le generiche. Poverino il Passalacqua, è stato provocato, poverino il Passalacqua, doveva difendere l'onore e la dignità di una che
Non era nemmeno la fidanzata, ma ammazzato tanto per ammazzare. E mio figlio avrebbe dovuto dire, secondo la difesa Iannone, avrebbe dovuto dire, e io cosa c'entro? Cioè mio figlio è caduto in un tranello, non sapeva nulla quella sera. Ricorreremo in Cassazione e non ci fermeremo mai, finché tutta sta gente non rimarrà in carcere per tutta la vita. Stavolta vorrei andare proprio in alto, vorrei interessare della questione, salire proprio su fino al Presidente della Repubblica, il Capo del Governo, il Ministro di Giustizia, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, tutti i partiti, tutto l'arco costituzionale, perché insomma bisogna, parlano, no, della riforma della giustizia penale, eccetera. Però bisogna fare una riforma della giustizia che sia fatta che vada fatta per bene, insomma, in maniera equa, congrua e che soprattutto che tuteli le persone innocenti come mio figlio. Soddisfatto invece l'avvocato Salvatore Iannone, difensore di Passalacqua. Magari noi puntavamo più alla riqualificazione, da tentato omicidio di lesioni gravissime, così come aveva ricordato il Tribunale di Crotone, però in questo momento possiamo ritenerci soddisfatti della riqualificazione che ha fatto il Tribunale, almeno sulla pena, della Corte, scusi, almeno sulla pena, portandola a 12 anni e 8, considerato che c'è, oltre al tentato omicidio, c'era pure una contestazione di una suppletiva e per la quale, diciamo, è arrivata a questo tipo di pena. Valuteremo fra 90 giorni quando depositeranno le motivazioni. Dal processo per l'aggressione a Davide Ferrerio a quello in corso a Locri nei confronti di Marjan Jamali, ritenuta scafista dello sbarco del 27 ottobre 2013 a Roccella Ionica. A sostenere l'innocenza della giovane e a schierarsi al suo fianco il sindaco di Riace, nonché europarlamentare Mimmo Lucano. Rieletto sindaco di Riace, un nuovo impegno da europarlamentare, il ritorno di Mimmo Lucano sulla scena politica è più forte che mai dopo l'importante consenso ottenuto a fianco di Alleanza Verdi e Sinistra. Un impegno che rimane solido nello stare al fianco di chi fuggito da guerre e soprusi mette la propria vita e quella dei propri cari a bordo di imbarcazioni spesso dirette verso le coste calabresi. Tra le vicende seguite dal sindaco che trasformò Riace nel paese dell'accoglienza c'è quella della 29enne iraniana Marjan Jamali, imputata a Locri con l'accusa di aver svolto il ruolo di scafista nel corso di uno sbarco terminato a Roccella Ionica lo scorso ottobre. Sono qui a sostenere una persona innocente, io penso così, siccome ne ho viste tante volte con gli sbarchi, tanti miei amici che poi sono diventati amici, che sono stati accusati ingiustamente di essere scafisti, non è vero, quella è la soluzione immediata per risolvere. A pretesto, si possono utilizzare le persone a pretesto. E allora sono qua per esprimere la mia solidarietà a questa ragazza che si trova ad essere criminalizzata, alla fine anche per avere avuto un sussulto di dignità, perché lei non ha assecondato le avance di chi l'ha accusata. E parlando di tragedia in mare, Lucano ha ricordato quella avvenuta poche settimane fa al largo di Roccella Ionica e oltre un anno fa quella di Steccato di Cutro. A Cutro abbiamo vissuto la pagina forse più drammatica della storia della Calabria. Penso che l'attuale governo con Cutro abbia toccato il suo momento più basso. E allora dopo un tempo relativamente breve a Roccella succede la stessa cosa, vuol dire che un po' ci dobbiamo vergognare come occidentali. Addirittura a Roccella, con un aggravante, che c'è stato un blackout dell'informazione, hanno dato disposizione di non raccontare. Importanti infine gli obiettivi per il futuro al Parlamento europeo. Io vorrei portare con me il sogno dei piccoli paesi della Calabria e dell'accoglienza che è connaturata ai borghi rurali dove non ci sono le chiavi alle porte delle case, ed è questo un messaggio per il mondo. Cambiamo decisamente argomento. Le criticità del PNRR in Calabria sono state al centro di una conferenza stampa indetta dalla UIL, che ha diffuso i dati di un report dal quale emergono ancora numerosi ritardi e diverse criticità, appunto. Il 40% di attuazione a fronte del 64% previsto e una eccessiva parcellizzazione degli interventi e delle risorse.
Sono questi i limiti nell'attuazione del PNRR in Calabria, secondo la GUIL, che ha diffuso i dati di un report dal quale emergono ancora numerosi ritardi e diverse criticità, illustrati stamane dalla segretaria generale della GUIL Calabria, Maria Elena Senese. Ci sono ritardi importanti nell'attuazione, siamo attualmente al 40% rispetto ad un preventivato del 60%, e delle incertezze legate proprio alla pianificazione del PNRR. E chiediamo appunto maggiore trasparenza, poco si sa relativamente al monitoraggio dei dati del PNRR, proprio perché è stato tutto accentrato sul livello nazionale. A preoccupare anche il binomio PNRR autonomia differenziata. È un binomio mortale. Il PNRR da una parte e l'autonomia differenziata dall'altra sono un binomio mortale per il Sud, ma per la Calabria in modo particolare. Noi registriamo un'emigrazione che non è più solo un'emigrazione di quantità, ma soprattutto un'emigrazione di qualità, dovuta sicuramente a scelte politiche degli ultimi anni, che sono state scelte politiche un po' miopi e un po' localiste. Bisognava provvedere in Calabria con risorse straordinarie, con sgravi fiscali particolari e garantire quindi ai calabresi dei diritti che negli anni sono sempre stati negati, come il diritto all'istruzione, il diritto alla cura. A scendere ulteriormente nei dettagli del report, affrontando il tema della carenza di personale, il segretario generale della GUIL FPL, Walter Bloise. È evidente che i ritardi sono strettamente connessi alla incapacità da parte delle pubbliche amministrazioni di in poco tempo di appaltare e realizzare svariate migliaia di interventi. Stiamo parlando di circa 11.000 interventi, la maggior parte sono interventi piccoli. Abbiamo notato che c'è una grandissima parcellizzazione delle risorse, superiori rispetto ad altre regioni. Migliaia di interventi sono inferiori ai 30 e 20 mila euro, capite che in questo momento i comuni si trovano a realizzarne tantissimi e sono assolutamente senza personale. Da questo punto di vista, diciamo, la regione ha investito, dobbiamo dirlo, è stato scritto anche nei giorni scorsi, ha investito tantissimo in assunzione negli ultimi anni, ci sono state più di 500-600 assunzioni proprio recentissime, altre se ne faranno, non è la stessa situazione nei comuni. Ed ora parliamo invece di innovazione con la presentazione a Catanzaro della 16ª edizione di Start Cup Calabria. Avvia la 16ª edizione di Start Cup Calabria, la business plan competition tra studenti, laureati, ricercatori, docenti, imprenditori e aspiranti imprenditori che intendono trasformare in realtà aziendale un'idea di carattere innovativo. La manifestazione è promossa dalle tre università calabresi, l'Unicalla di Arcavalcata di Rende, la Magna Grecia di Catanzaro e la Mediterranea di Reggio Calabria, dalla Regione e da Fincalabra. Start Cup Calabria è stata presentata questa mattina, conferenza stampa. Questo progetto segue il primo sull'imprenditorialità studentesca, Contamination Lab, che è ancora in corso e si concluderà anche a dicembre. E l'obiettivo è proprio questo, quello di stimolare la creazione di imprese che sfruttino le idee di ciascuno o i risultati delle ricerche prodotte dal sistema degli tre Atenei. Abbiamo l'interesse come università a far sì che le nostre ricerche possano essere in qualche modo attrattive poi per il territorio, cioè noi vogliamo mettere a terra le nostre ricerche perché possono essere delle opportunità di sviluppo del nostro territorio. Quest'anno la finale di questo percorso che si avvia proprio in questi giorni con l'apertura del bando si svolgerà proprio a Reggio Calabria, siamo molto contenti e aspettiamo tutti a Reggio per poter confrontarci su queste proposte innovative. Infine lo sport, inizia l'era Fabio Caserta a Catanzaro. Nel giorno della presentazione alla stampa il tecnico si è detto orgoglioso di poter allenare i giallorossi e pronto a lottare per consolidare la categoria. Vediamo. Giacca scura e camicia bianca, si è presentato così Fabio Caserta al pubblico giallorosso. Il nuovo allenatore del Catanzaro, affiancato dal direttore generale Paolo Morganti, ha risposto alle domande dei giornalisti evidenziando la sua soddisfazione per la chiamata del club. Sicuramente una piazza bella e importante, io essendo anche calabrese so cosa si respira, so cosa si prova ad allenare, a giocare a Catanzaro, quindi
è bastato veramente poco. Poi so che c'è una società importante, una società forte, quindi è bastato veramente poco, e la voglia e la determinazione di voler mettersi in discussione, di venire a Catanzaro in una, dopo aver negli ultimi anni sicuramente fatto qualcosa di eccezionale. So che è difficile, però queste sfide sono anche delle sfide belle. Per Caserta un compito non facile è quello di dover fare i conti con un'eredità pesante come quella di Vincenzo Vibarini. La priorità sicuramente, come ha anche dichiarato il Presidente, è mettere un punto a quello che c'è stato fino adesso, perché sono stati fatti degli anni molto belli, quindi bisogna resettare, cercare di... è finito un ciclo, bisogna cominciare, ricominciare e cercare di aprire un altro, un nuovo ciclo. Sicuramente vogliamo, la prima cosa che è stata anche chiesta dalla società, è mantenere la categoria e cercare di fare un campionato dove bisogna lottare partita dopo partita. Quindi quello che chiediamo soprattutto anche nei momenti, mi auguro ce ne siano pochi, ma nei momenti di difficoltà che ci stia la voglia, la determinazione, soprattutto l'affetto che ha sempre dimostrato questo popolo verso la nostra squadra, che ci sostenga soprattutto nei momenti di difficoltà. Andati via Fulignati e Van de Putte, con altri giocatori pronti a lasciare i tre colli, il Catanzaro si prepara a ripartire dal suo capitano Iemmello. Il mercato è aperto, sicuramente la società farà di tutto per portare gente motivata. E farà delle valutazioni anche con i giocatori che stanno sotto contratto, che sono qui da qualche anno. Sicuramente il nostro punto di riferimento è Iemmello, ripartiremo anche da lui perché secondo me è un giocatore fondamentale per questa squadra, per questa piazza, e quindi ripartiremo sicuramente da lui con l'entusiasmo che deve trascinare un po' tutti noi. Ci fermiamo qui per il momento, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG, buon proseguimento.